E Radio Radicale, stiamo con Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, per parlare con lui della discussione che c'è stata sulle banche in questi giorni, dove, come è accaduto qualche mese fa, Forza Italia si è schierato contro la tassazione degli extra profitti delle banche. Nel dibattito è intervenuto anche il Presidente del Senato La Russa. Che cosa è successo? Ma no, ma un pochino di pepe, diciamo, in un dibattito che però per quanto riguarda la maggioranza del governo non è mai iniziato. Ci sono state voci che hanno detto che poteva esserci una tassazione sugli extra profitti. Poi noi torniamo come Forza Italia a dire che nei libri di economia cos'è un extra profitto? Un profitto extra. Poi extra rispetto a cosa? A quale media? E allora quando ci sono le perdite, ci sono le extra perdite, interviene anche lì lo Stato. Allora, noi da liberali crediamo che qualsiasi ingerenza del regolatore, del legislatore in dinamiche che sono prettamente economiche sia sbagliato e distorsivo e dannoso nel breve e nel lungo periodo. Per questo noi diciamo che una legge sugli extra profitti non sta nelle cose, perché è difficile da identificare un perimetro di riferimento, è difficile andarla a quantificare e poi fa perdere credibilità rispetto a un mondo finanziario che è un interlocutore importante rispetto a cui nessuno vuole avere sudditanze o altro, ma che va, questo mondo, il mondo finanziario, il mondo bancario, affrontato con le regole del mercato, punto. Quindi su questo c'erano alimentate delle voci sui giornali, sui media, che forse altri paesi europei avevano fatto qualcosa di simile, allora poteva essere preso in valutazione dal governo italiano. Non è nulla di tutto ciò, noi abbiamo la nostra posizione da sempre. Alla Russa è stata fatta una domanda, lui ha risposto con la sua tipico atteggiamento un po' scherzoso, ma a me è sembrato anzi una battuta tesa a ricondurre nell'alveo della verità il tema, ovvero di extra profitti non se ne parla. Nella frase di La Russa non c'era, diciamo, non si ventilava il fatto che voi siete amici di alcune banche. No, non mi sembrava, io non l'ho letta in questo modo. Senta, questa polemica si inserisce anche un po' in quello che abbiamo visto lo scorso fine settimana, quando Marina Berlusconi, che è molto vicina a voi, ha incontrato Draghi. Cioè, su questo incontro si sono. Bah, insomma, è normale che quando Marina Berlusconi, per insomma, la personalità importante che rappresenta, una delle più importanti aziende del paese, il cui nome e cognome è scritto nel nostro simbolo, qualsiasi cosa dica e faccia è rilevante per definizione. Ma trovo assolutamente normale che un'imprenditrice, una figura del suo spessore, possa incontrare Draghi per parlare di Europa, delle prospettive, in un dialogo tra imprenditori, uomini delle istituzioni, che è per fortuna utile e proficuo che ci sia questo dialogo, questo rapporto. Senta, se dovesse definire i rapporti all'interno della maggioranza oggi, che tipo di fotografia farebbe visto che sul caso Open Arms sia Forza Italia che Fratelli d'Italia, attraverso la Presidente del Consiglio, hanno manifestato la solidarietà a Salvini, però secondo molti restano aperte tante questioni, come per esempio lo Ius Scholae. Allora, qual è lo stato della maggioranza e del governo secondo lei? No, secondo me sono ottimi. Se devo usare due aggettivi, direi, o due termini, lealtà e maggioranza salda. Quindi salda perché noi abbiamo un mandato che ci è stato dato dagli elettori e bisogna che questo governo, questa maggioranza, duri 5 anni, perché altrimenti sarebbero gli elettori a punirci e a non capire. Così si fa nelle democrazie mature. Oggi anche la stabilità, tra l'altro, dell'Italia. Già di per sé questo è un fatto di competitività rispetto a partner come Germania e Francia, che in questo momento hanno tutt'altra instabilità. E lealtà perché tra noi c'è una lealtà che non è figlia solo degli ultimi 2 anni di governo, ma è figlia di 30 anni, di quell'intuizione di Berlusconi di creare il centrodestra. Quindi
E il centrodestra è una realtà che funziona, è una realtà che è nella testa di tutti gli italiani e soprattutto in noi classe dirigente è un impegno quotidiano e quindi guai a litigare tra di noi. Le cose importanti sono quelle da fare e realizzare per il bene del Paese, del programma di governo che ci siamo impegnati a realizzare. Grazie come sempre ad Alessandro Cattaneo di Forza Italia. Grazie.